In questo video voglio darti dei consigli che ti aiuteranno a suonare meglio la chitarra solista. Vedo in tanti principianti e non fare questi errori, quindi continua a guardare. Io sono Antonio Rico, direzione di, di chitarra.it. Se vuoi imparare a suonare la chitarra e migliorarti con lo strumento, semplicemente iscriviti al canale, clicca il pulsante e la campanellina per ricevere notifiche. Il primo consiglio è quello di suonare le note intonate. Adesso non posso dirvi quanti studenti ho avuto, principianti ma anche intermedi, che suonavano le note in maniera sbagliata. Ovviamente vogliamo accordare la chitarra, vogliamo che la chitarra sia intonata, quindi se non è intonata va portata da un liutaio e regolata. Ma poi quando andiamo a suonare la nota... Non vogliamo avere quei bending stonati o vibrati stonati. I vibrati e i bending sono importantissimi e danno anima alle note, ma dobbiamo stare attenti che siano musicali. Spesso a volte so, non so se riesco a riprodurre questi, um, questi errori, però, uh, spesso a volte sento che la, uno suona la nota e poi iniziano a. Vibrare o creare questi bending e arrivano a note stonate. No, dobbiamo stare attenti. Questo succede molto più spesso di quanto tu possa immaginare e quindi ti consiglio di registrarti e di provare a sentire, e sono sicuro che in tanti noteranno questi piccoli errori. Sempre in tema di intonazione, parliamo di bending. I bending sono l'anima della chitarra, è una di quelle articolazioni, diciamo che è proprio tipica della chitarra. Ma in tanti li suonano sbagliati. Se suoni un bending sbagliato è come ascoltare un cantante cantare stonato, ed è la stessa cosa. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo esercitarci. Dovrei avere anche un video dedicato proprio ai bending. Quindi ti consiglio di andare a dargli un'occhiata. Oppure ancora meglio iscriviti alla mia masterclass gratuita, sono 4 ore di video lezione dove parliamo di tanti argomenti proprio come questo qui in maggior dettaglio. Quindi segui il link che trovi nel video o nella descrizione. Ma l'idea principale è che quando suoniamo questi bending dobbiamo arrivare alla nota, quindi dobbiamo avere in testa la nota di arrivo. Quindi se per esempio vogliamo arrivare a questo sì da un tono indietro, dobbiamo avere il sì nell'orecchio. e dobbiamo arrivarci intonati, se ci arriviamo a suonati allora stiamo rovinando il nostro assolo quindi questa qui è una cosa a cui dobbiamo prestare molta attenzione un altro errore che in tanti commettono è quello di non avere una buona tecnica di palm muting e quindi avere un suono molto sporco quando suonano che cosa succede sulla chitarra? che quando suoniamo una nota altre corde iniziano a vibrare per simpatia Soprattutto sulla chitarra elettrica dove utilizziamo effetti, quindi distorsori, compressori, eh, reverberi, delay, eccetera. Questo problema viene a essere accentuato di molto e quindi dobbiamo stare molto attenti. Ho una lezione a parte, poi andare a dargli un'occhiata per imparare la tecnica più dettagliatamente. Ma il nocciolo è che stiamo utilizzando le mani per fermare le corde indesiderate. Quando suoniamo una nota, vogliamo sentire solo quella. E quindi con il palmo della mano destra vado, mi appoggio in questa posizione qui sul ponticello, più o meno, un po' dopo, uh, e cerco di fermare le corde più basse e le corde più alte invece le fermo con le altre dita. Quindi, se sto suonando per esempio uh, questa nota qui, cosa succede? Che adesso con la mano destra, come dicevo, sto formando le tre corde più basse. Con il primo dito sto suonando la terza corda e mi appoggio leggermente sulla prima e la seconda per fermare le altre corde da vibrare e quindi cerco di ottenere il, un suono il più pulito possibile e questa è una tecnica che devi ovviamente sviluppare. Ed infine, l'ultimo consiglio è devi imparare a sviluppare le frasi in maniera corretta, seguendo il flusso della musica. In tanti, creano. Delle frasi un pochettino a caso, eh, come se quando stiamo parlando, uno inizia a sparare l'X a manetta. Ciao, come stai? Che ore sono? Dove andiamo? Cioè, uno non parla in questo modo così a caso, ma cerca di sviluppare un discorso che sia logico il più possibile, ok? Anche sulla chitarra. È la stessa cosa, dobbiamo dire le cose giuste al momento giusto e dobbiamo avere le enfasi anche giuste altrimenti non diamo il senso di quello che diciamo. Okay? Anche quando suoniamo oh, i nostri assori è la stessa cosa, dobbiamo seguire il flusso della musica. Nella musica ci sono dei momenti di tensione, ci sono dei momenti di risoluzione e anche le nostre frasi devono seguire quel flusso. Se vuoi continuare a migliorarti con la chitarra ti consiglio di iscriverti alla mia masterclass gratuita, sono 4 ore di video lezione dove imparerai tantissimi concetti indispensabili per ogni chitarrista, c'è il link nel video o nella descrizione. E poi se queste lezioni ti stanno aiutando cortesemente, clicca mi piace, condividile, se hai delle domande o qualcosa da aggiungere semplicemente lascia un commento. Grazie per l'ascolto e ci vediamo nella masterclass.